Non sono preoccupato perché nei periodi difficili gli italiani hanno sempre delle idee buone. E noi dobbiamo lavorare sull'idea. Se non hai le possibilità devi per forza di cose pensare di arrivare all'obiettivo su strade diverse. E Gigi ha risposto benissimo, con grande equilibrio, con grande ironia. E poi i pensionati sono persone sagge e quindi al di là delle battute Gigi ha dimostrato e dimostrerà una grande risposta. Poi il campo che deciderà sempre tutto. La rivista Time ha messo Balotelli tra i 100 uomini più influenti al mondo. È stato, ho letto anch'io, la reazione sua è stata di chiamarla mamma. E quindi questo è già un segnale molto molto positivo, coinvolgere i familiari, un premio bellissimo, e adesso avrà un po' più di responsabilità. Il cittadino, penso come tutti i cittadini italiani, vorremmo al più presto avere dei riferimenti, avere delle persone che si prendano la responsabilità di questo paese con serietà. E pensando alle persone che hanno più bisogno. Ma secondo me c'è il ritorno, io penso che sarà una partita ancora aperta, molto aperta. Grazie. Ma la mia riflessione deve essere una riflessione un po' più ampia e vedere che la Juventus ha iniziato un nuovo ciclo non più di 30 mesi fa, un ciclo che ha riportato la presidenza Agnelli, la creazione di un nuovo modello di squadra, uno stadio nuovo, un liceo ad hoc per i giovani, quindi queste sono considerazioni importanti. Abbiamo iniziato un cammino che ci ha portato nel giro di poco tempo ad essere in queste due stagioni la società più titolata in Italia. Abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo la squadra che in questa stagione ha raggiunto l'apice della competitività sportiva raggiungendo i quarti di Champions League, e questo è un motivo di grandissimo orgoglio, soprattutto se questo lo configuriamo nello scenario poco fa dipinto nella presentazione del report italiano. Un calcio. Il Bayern può essere un esempio? Il Bayern è assolutamente un esempio da prendere, innanzitutto perché ha un management, una presidenza consolidata nel tempo, che quindi dà garanzia di creazione di un modello di squadra vincente. E quindi direi rispecchia in toto quello che poi è un modello nazionale tedesco, che fa un lavoro molto importante a livello giovanile, a livello di prima squadra. Quindi sicuramente il calcio tedesco, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista, direi, modello calcistico strettamente, deve essere preso ad esempio. Ho fatto questa premessa per poi dire chiaramente che poi il rammarico per la sconfitta c'è. Però, come sappiamo, questo è un torneo, non è un campionato. In 180 minuti ci sono degli episodi che possono influire positivamente e negativamente. Il calcio italiano in generale, ma l'esposizione di prima lo ha testimoniato. Prima i grandi campioni venivano in Italia, oggi i grandi campioni, vedi Ibrahimovic e Thiago Silva, vanno verso l'estero. Questo è un problema del nostro modello italiano. Quindi è evidente che oggi noi abbiamo un gap da colmare. Il gap economico si ripercuote anche su una mancanza di investimenti, e quindi non potendo poi, chiaramente oggi nessuna squadra italiana lo può farlo, può permettersi ingaggiare dei giocatori che abbiano dalla loro un costo di acquisizione di diritti sportivi di qualche decina, e soprattutto un costo del lavoro, lo stipendio elevato, bisogna fare di ogni necessità virtù e quindi ragionare sullo sviluppo del proprio settore giovanile, cosa che noi abbiamo iniziato a fare e i cui frutti però li potremo vedere più avanti. Ma lo spread calcistico è più alto, perché è più alto anche quello nazionale tra la Germania e l'Italia, purtroppo dal punto di vista calcistico certe esternazioni fatte da un'icona come può essere Beckenbauer fanno male perché poi vanno a toccare un'altra icona che si chiama Buffon, a cui va il grande riconoscimento non solo da parte dei tifosi juventini ma credo di tutti i tifosi nazionali, perché nel corso di questi anni ha regalato con le sue prestazioni grandi soddisfazioni. Ed è un uomo speciale in quanto un grande professionista, pieno di umanità, che è preso d'esempio dai nostri giovani e quindi come tale va rispettato.